Ok, Sly, è il momento di agire! Non vedevo l'ora. È il sogno di ogni ladro, rubare una nave pirata. Non so perché, ma è una specie di rito di passaggio. Sarà esaltante. Dato che sarai il primo a salire a bordo, frena il tuo entusiasmo. Se la ronda notturna ti scopre, tutta la zona pullulerà di guardie e il resto della squadra non avrà nessuna possibilità di farcela. Ehi, amico, è con me che stai parlando. Nessuno è abile quanto me in questo genere di cose. Murray ti aspetta alla scialuppa, ma ricorda, non fare rumore. Ok. Il porto è sotto stretta sorveglianza dopo la nostra ultima visita. Devono essersi davvero spaventati. Fate fuori quei tizi e fate piano. Ok ragazzi, la costa è libera. Venite avanti. Ricevuto! Comincio a remare. Bene, il resto dell'equipaggio è sotto coperta. Animiamo la situazione. Qualcuno a terra darà presto l'allarme, dopo che avremo spiegato le vele e levato l'ancora. Non c'è problema, visto che abbiamo eliminato la guardia costiera. Ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro, ma loro hanno ancora i cannoni sul bastione teschio. Probabilmente saremo fuori portata prima che riescano a organizzarsi, ma volevo ricordarvelo, comunque. Allora facciamo rotta verso l'uscita del porto. Se per voi va bene, partiamo ora. Più esitiamo, più il rischio aumenta. Sono d'accordo. Murray, leva l'ancora. Bentley, vai sotto coperta e sistema il carico. Io isserò le vele e farò muovere questo affare. Sly, sei tu al comando. Per navigare, premi il tasto L2 per girare a sinistra e il tasto R2 per girare a destra. Siamo quasi fuori tiro. Perfetto, siamo in mare aperto. Sulla carta nautica. Premi la levetta analogica destra per visualizzarla e conoscere la tua posizione.
capitano sei tu. Tira con la nostra nave per colpirci con i cannoni. Se spari davanti o da dietro, i nostri colpi faranno molti più danni, perché attraverseranno la nave nemica per il lungo. Siamo vicini all'isola dei pugnali. Attracca vicino alla